Grazie, buongiorno a tutti ragazzi, felice di vedervi così tanti, veramente felice. Allora, oggi faremo una veloce panoramica su quello che è l'Internet of Things o Internet of Thieves, in quanto le stesse tecnologie che ci danno un aiuto nella vita di tutti i giorni possono darci anche l'opposto, ovvero farci veramente piangere. Velocemente inizio con una piccola introduzione di me stesso. Avrei potuto farne a meno. Sono un sistemista che da qualche anno si occupa anche di sviluppo e di ambienti DevOps, quindi aiuto tutto il dev team affinché le procedure di rilascio del software e tutte queste altre operazioni vengano fatte in maniera più agile e più veloce. Mi occupo anche di sicurezza, in quanto sono un appassionato di hacking da quando ero piccolino. Faccio parte sia del Free Circle che del Fab Lab Palermo, oltre che del Museo dell'Informatica Funzionante di Palazzo Lacreide, se qualcuno lo conosce, altrimenti andatelo a cercare perché è veramente una cosa interessante. Il mio motto, talk is cheap, show me the code, una famosa frase di Linus Torvalds. Va bene, andiamo avanti. Voglio iniziare velocemente con una panoramica dell'IoT device, ovvero in cosa consiste oggi il mondo dell'Internet of Things. Attualmente l'Internet of Things tocca tutta una serie di campi fondamentali nella nostra quotidianità, come ad esempio la domotica, la robotica, l'intelligenza dei trasporti, dei sistemi di trasporti, quindi come stiamo vedendo ultimamente tutte queste macchine che guidano da sole, biomedico, industriale, telemetria, sorveglianza, smart grid, sono tutte realtà ad oggi che sono in completa espansione. Vedremo un po' di numeri più avanti per capire la portata di questa innovazione che si può trasformare in disastro se non ci rendiamo conto che le tecnologie più sono potenti, più ci possono andare contro. Qua c'è qualche immaginetta, giusto per dire, perfino le forchette sono diventate IoT, per capire che cavolo mangiamo, ce lo dice lei, importante. Sì, siamo strapieni, praticamente avremo delle case che ci diranno: ti sei dimenticato di andare a dormire? Ma perché non dormi? Non stare più al computer, dai, coricati, che così ti guardiamo un pochino in televisione. Vabbè, abbiamo motion sensor, door control, a riguardo per esempio l'ultima uscita di AWS Key, che vi permette di lasciarvi i pacchi dentro casa pure se voi non ci siete. Io ci metto il mio cane davanti alla porta così sono più sicuro, perché comunque ritrovarmi quelli di Amazon dentro casa senza che io lo so non è tanto bello, però l'importante è che il pacco ci arrivi puntuale. Questi sono un po' di numeri che vi ho voluto preparare, sto scarrellando perché c'è tanto da dire e queste cose ve le potete trovare tranquillamente online, ci sono tantissime brochure, anche questa verrà messa lì, per capire un po' l'impatto di quello che vedremo dopo. Quindi abbiamo una montagna di device in tutti gli ambienti e questo oggi. Oggi, se noi guardiamo la previsione per il 2020, troviamo qualcosa di scandaloso. Troviamo che saranno 10 volte, 20 volte le persone, più delle persone, questi device. Quindi avremo occhi, orecchie, ovunque. E se non filtriamo, se non ci responsabilizziamo prima di metterci queste tecnologie in casa, come diceva il nostro caro Davide prima, rischiamo di avere l'effetto opposto, che significa che io metto delle videocamere per essere sicuro che la mia casa sia appunto controllata, però qualcun altro può sapere benissimo quando ci sono e quando non ci sono, quindi diciamo che l'effetto è proprio contrario. Vediamo, è a casa? No, ok, andiamo, intanto disattivo la videocamera da fuori e via. Quindi ci ritroviamo in una situazione in cui abbiamo Internet of Things everywhere. Ora passiamo a quello che ci piace, l'insecurity dell'IoT. Io ho bisogno di esprimervi innanzitutto un concetto fondamentale riguardo l'IoT security. La S in IoT sta per security. Esatto, non esiste. Non esiste. Questo per esempio nel 2015, Chris e Charlie
hanno hackerato una Jeep mentre era per strada. Fortunatamente stava guidando una loro amica che era stata avvisata. Gli hanno ripetuto 300 volte: non dare del panico se a un certo punto non riesci più a guidare. Ci pensiamo noi. Si sono connessi remotamente alla macchina, perché comunque qual è la cosa? Che dobbiamo essere tutti connessi, anche le cose devono essere connesse. Io devo poter chiamare dalla macchina senza neanche dirglielo alla macchina. Io devo pensare di chiamare e la macchina chiama chi è che sto pensando. Ci piace questo? Questo è il risultato. Avere dei device perennemente connessi, soprattutto quando i vendors non si occupano in primis della sicurezza, pensando soltanto alla facilità d'uso, che è una cosa che generalmente si contrappone alla sicurezza, questi sono i risultati. Ci ritroviamo a non poter neanche frenare sulla nostra macchina, ci ritroviamo come la nostra amica della Jeep, ci ritroviamo l'autoradio a tutto volume, gli abbaglianti, il freno che non funziona, lo sterzo che ci costeggia di lato, così da nulla, nonostante siamo noi seduti al controllo della macchina. Ci sarà da divertirsi quando le AI prenderanno coscienza, secondo me. Comunque non voglio divagare. Un altro magnifico esempio è questo qui: i giocattoli connessi al cloud che mandano tutti i vostri dati in chiaro online. Tant'è che c'è stato qualcuno che ha avuto la geniale idea di ricattare i genitori affinché i dati dei propri bimbi non finissero online. Via con un bitcoin, dammi i tuoi soldi, altrimenti tuo figlio è il mondo visione. Wow, che bello, volevo soltanto un giocattolo connesso a internet e mi sono ritrovato gli indiani a casa. Ops. Sì, di qua possiamo vedere ad esempio com'è facile trovare le password, nonostante in questo caso fossero hashate, quindi fossero diciamo un processo tale da non renderle facilmente renderle in chiaro, ma essendo facili password, con un dizionario non ci mettiamo molto a trovarlo. Risultato: il mio Teddy Bear mi sta paonando. Questo è magnifico, ragazzi. Questo penso tantissimo agli Stati Uniti con i loro droni, le loro magnifiche armi automatizzate. Questa è una coppia, lui appassionato di armi, lei appassionata di hacking. Lei gli ha paonato il fucile a suo marito. Suo marito voleva sparare contro un bersaglio, sua moglie sparava contro gli alberi col fucile di suo marito, dopo che suo marito aveva preso il target. Sempre per lo stesso motivo: connessi online, senza controlli, senza nessun tipo di restrizione e soprattutto senza informare le persone di queste tecnologie così, io le chiamo tecnologie scolapasta, così vulnerabili, incredibilmente vulnerabili, soprattutto se pensiamo al business che c'è dietro, a quanti soldi ci girano dietro queste cose. Veicoli, armi, biomedical, da un'altra che non ho elencato ma vi voglio nominare, quella che ha bucato praticamente i pacemaker e poteva friggere il cuore di pazienti con pacemaker. Questo di qua è morto prima di fare la presentazione al Black Hat, per un mix di droga, stranamente. Però l'H è in giro, e quindi significa che al di là del fatto che sia stato dimostrato e che sia disponibile il codice sorgente da qualche parte, c'è qualcuno che lo può fare. Quindi pensiamo ancora a tutto quello che non si è scoperto, e magari questo ci dovrebbe fare riflettere che forse dovremmo stare più attenti. Un altro esempio è per esempio quello di Mirai. Mirai botnet è praticamente ha messo in ginocchio tutta internet, in quanto milioni di device, la maggior parte sistemi embedded IoT, totalmente bucati. Il nostro Davide vi ha parlato anche del malware che ha trovato lui, mi sembra, che praticamente riescono anche a bloccare i servizi nati per fare determinate cose. Quindi ci ritroviamo milioni di device che operano illegalmente su internet, facendo leak di dati, oppure possono essere usati
come bouncer, quindi come appoggio per fare degli attacchi distribuiti in altri posti. Nel caso in cui non vi sia bastato, vogliate ancora più storie di Pounding, vi ho messo un paio di link, questi due in particolare contengono delle liste di tutti i vari hack di IoT, quindi abbiamo di tutto, ma io ne ho elencati solo quattro perché giustamente in mezz'ora non posso dirvi troppo, però ne trovate veramente, veramente di belli. Questo di qui è l'IoT, la WASP Top 10. WASP è un progetto nato a sottolineare quanta insicurezza ci sia nelle web application e ci fa vedere praticamente i problemi, i buchi più grandi presenti in tutti questi tipi di applicazioni, che passano dall'insicurezza delle interfacce web, insicurezza, insufficiente sistemi di autenticazione e autorizzazione, perché spesso anche se c'è una password, la password passa in chiaro, come ha fatto vedere sempre il nostro Davide, quindi risulta anche inutile che noi ci mettiamo lì a pensare password complesse se poi anche queste sono inutili, vedremo dopo anche per quali altri motivi. Il fatto che spesso le connessioni non sono cifrate, che le persone in primis non se le fanno queste paranoie, cioè noi nel momento in cui compriamo un device non vediamo l'ora di attaccarlo a casa e giocarci, non ci poniamo minimamente il problema: ma che cosa fa questo coso qui? Come la fa la magia? Come avviene? Perché se noi ci facessimo queste domande a prescindere da quello che andiamo a fare, probabile che queste cose succederebbero lo stesso, ma magari in misura minore e magari con un impatto minore. Ah, l'insecurity sulle mobile interface. Oggi, vabbè, lasciamo stare, al di là delle tecnologie in sé usate per il mobile, che sono altamente discutibili. Pensiamo soltanto ai device stessi, device che noi usiamo per tutto. Per comunicare, per segnarci i codici delle banche, per qualsiasi cosa. Device esposti quotidianamente a tutta una serie di vulnerabilità che non vengono neanche patchate dai vendor, perché è uscita la versione Android nuova, te lo compri e ti aggiorniamo quello, il tuo Android 5 dell'anno scorso non mai fa schifo, può stare bucato. Questa responsabilità dei vendors, appunto, come può essere mitigata se non da noi stessi, facendoci delle domande e provando a trovare delle soluzioni, soluzioni che a volte sono anche pronte. Non bisogna essere degli hacker, non bisogna essere degli IT amministrator o chissà cosa per poter attuare queste protezioni. Ci sono dei prodotti che ci permettono, con un effort bassissimo, di essere protetti. Ora andremo a vedere qualcuno. Questo di qui, per esempio, è un magnifico motore di ricerca per il pounding e oltre di IoT e non. Come diceva Davide prima, io non devo avere bisogno di conoscere l'IP di una telecamera, non mi interessa, io le cerco on the wild, io praticamente tramite dei, potremmo chiamarli, numeri di targa o codici identificativi, do in pasto al motore di ricerca determinate chiavi e lui mi trova da solo, senza che io debba fare nulla, tutti quei device di quel tipo connessi e disponibili su internet. Quindi, ma chi vuoi che lo trovi la mia telecamera? Ma chi vuoi che lo provi il mio IP? Ragazzi, sono macchine connesse ad altre macchine, l'interazione umana è minima, quindi vuol dire che se il controllo non lo prendete da subito vi ritrovate con Skynet dentro casa. Sì, esatto, Terminator che viene dal 2050, sì, lui. Quindi io sarò monotono oggi, ma vi dico questo, stateci attenti. L'informatica ci sta dando degli strumenti fantastici, ma gli strumenti sono strumenti. È importante come li usiamo, con che coscienza li usiamo. Questa è la cosa importante. E per sapere come fare dobbiamo conoscere queste cose, secondo me. Altrimenti you just got power.
Però vi ringrazio perché è stato emozionante. Ora parleremo invece, perché mi dispiace mandarmene dicendovi quanti buchi ci sono, non vi do neanche uno scolapasta nuovo. Cioè non sarei un bravo pastafariano se non facessi questo. Quindi passiamo allo scolapasta. Quali sono i challenges che abbiamo, quindi, che ci contiamo? Gli IoT device hanno poche risorse, poco potenza, poco storage, poca memoria. Di conseguenza i firmware vengono fatti per fare l'essenziale, senza pensare appunto a tutte le validazioni che potremmo fare. Gli upgrade sono difficili da effettuare in questi tipi di device, perché spesso comporta una connessione fisica via seriale, che per i device, ad esempio wireless, è molto complessa, perché consiste nell'aprire il device, connettersi in tutta una serie di modi fisici che non sono per niente handy. Non essendo handy, venite con me. La stessa cosa per le security patches. Non ci sono endpoint attualmente che fanno da filtro per questo Internet of Things. I dati vanno a finire in un cloud. Questo cloud, che cos'è il cloud? Il cloud è il computer di un altro. Non è una divinità che sta sull'Olimpo, che mangia i nostri dati e li tiene al sicuro perché così è stato detto. No, è semplicemente il computer di un altro, generalmente un bel po' di computer, che immagazzinano i vostri dati e voi non sapete neanche come vengono trattati i vostri dati, in che paesi vengono replicati e chi ha accesso a questi dati. Col caro Daniele poi vedrete un bel po' di data breach, io neanche mi soffermo perché ci sarà da ridere con lui. Quindi too much insecurity, troppa insecurity, troppo mobile, che by design non è sicuro, e ricordiamoci sempre la WASP top 10 che abbiamo visto prima. Quindi cosa possiamo fare affinché non si venga paonati dall'IoT? Innanzitutto dobbiamo stare attenti quando scarichiamo il software, di qualsiasi tipo sia. Dobbiamo scaricarlo dalle fonti ufficiali e controllare sempre il checksum, quindi che il file scaricato corrisponda a quello sul server. Perché non vuol dire niente il fatto che voi l'avete scaricato da quel server. Ci sono state diverse famose injection in cui grossi servizi venivano sostituiti da servizi uguali ma bucati. Neanche i vendor se ne sono accorti per anni. Perfino ad Apache è successo una decina di anni fa. Implement Unreliable Two Factor, quindi autenticazione a due fattori, che ci permette di avere degli avvisi in tempo reale sul nostro telefono, sulla nostra mail, se qualcuno accede ai nostri device. Secure coding methods, quindi questo noi non lo possiamo fare a meno che non ci facciamo i nostri device, ma possiamo appunto bucare a tutta forza i device dei vendors, così da costringerli a fare tutta una serie di validazioni che permettano a vulnerabilità come XSS, SQL injection, buffer overflow, di presentarsi ogni 2x3. Enforce passphrase. Non usate password, usate passphrase. È inutile che io vada a creare una password corta ma complessissima da ricordare, con 3.000 caratteri, 2 ebraici, 2 egiziani e 2 alieni, se poi me la devo scrivere ovunque per ricordarmela. Me la segno sul cellulare, me la segno sul post-it, me la metto sotto la tastiera, me la metto in mail perché posso essere fuori, me la copio su Telegram perché Telegram è sempre online, quindi no ragazzi, meglio una passphrase facile da ricordare, che sia lunga, piuttosto che qualcosa di complesso. Questa è una meme epica che vi consiglio di forcare immediatamente e di portarla sempre con voi. Quindi, i vendors dovrebbero pensare di più all'uso, all'usabilità contro la sicurezza. Le persone dovrebbero fare lo stesso. A volte la comodità fa male, perché ci dimentichiamo che addirittura abbiamo tutti questi occhi e orecchi in giro e ci abituiamo. E l'abitudine è la peggiore cosa che possiamo, il peggior nemico. Abbiamo metodi per isolare e monitorare le reti, quindi VLAN,
firewalling, intrusion detection system, network monitor system, sono tutti sistemi che ci permettono di controllare la rete. In questo modo possiamo gestire degli alert nel caso in cui alcuni device inizino a comunicare senza il nostro consenso, noi almeno abbiamo qualcosa che ci avvisa e ce lo dice. Isolated mobile, abbiamo una casa IoT, ci dobbiamo interfacciare un mobile, evitiamo di usare lo stesso mobile con cui navighiamo su qualsiasi sito ci mandano, apriamo qualsiasi link, ci arrivi su WhatsApp in cui installiamo 6 milioni di app che neanche sappiamo da dove vengono. Teniamo separati gli ambienti, perché anche questo fa molto. Nel momento in cui voi avete un device vergine usato solo per quello scopo, la superficie d'attacco si abbassa in maniera esponenziale. Complex but possible. Non usare cloud. Lo so che è difficile, dice, ma se io compro una lampadina che è già configurata dalla Philips, non la comprare, fatela. Sì, ci perdi più tempo, ma fidatevi, è molto più divertente ed oggi c'è tantissima documentazione online, video, tutorial, c'è il Fab Lab, c'è il Free Circle che vi possono aiutare, ci venite a trovare, vi insegniamo noi come fare, facciamo dei workshop gratuiti, facciamo dei corsi avanzati, l'università è un altro posto in cui potete imparare, sollecitate i vostri professori affinché vi facciano dei workshop anche fuori l'orario delle lezioni su queste tecnologie. Voi ragazzi, se avete delle passioni, coltivatele, portatele all'università, coinvolgete le istituzioni, dimostrategli quanto bisogno c'è di non essere paonati, perché il paoning è ovunque. Ok, e come sempre ricordiamoci della vostra famiglia. Ok, giusto, vi prometto che ora me ne vado. Questo è un progettino che vi aiuta a fare tutte quelle cose che abbiamo elencato senza che voi dobbiate essere degli ingegneri. DAPOS è un progetto bainine che vi permette di avere un host in LAN che vi blocca tutto di default e tramite una dashboard vi permette di gestire chi e cosa deve passare. In questo modo avete una protezione completa, una dashboard web facilmente consumabile e tutta una serie di grafici che vi permettono di vedere in tempo reale tutto quello che succede nella vostra rete. Io mi sa però che ho fatto tardi, quindi vi lascio con le ultime meme che avevo preparato. Va bene, allora dico, DAPOS che cosa fa? Permette di controllare il traffico HTTP, permette di controllare il traffico DNS, permette di tunnellizzare via SSL tutto quello che non è nato SSL, quindi pure se non è crittografato, io te lo faccio passare crittografato, ok? Ci permette di ha dei tool per avere la visualizzazione grafica di quello che succede nella nostra rete, quindi dei pallini colorati con gli IP che ci dice chi sta facendo cosa e come, quindi diciamo molto user friendly. Tra l'altro DINE è una bellissima realtà, che è una cooperativa dell'open source di base in Olanda, sono degli amici, vi invito anche a guardare i loro progetti perché fanno tantissime cose interessanti, security e privacy oriented. Ok. Quindi detto questo io penso che mi posso lasciare con questa qui. E niente, è tutto. Chi vuole sapere la verità sulla IoT si vada a decifrare questo codice sorgente in Golang e vi dirà la verità sulla IoT. Grazie a tutti.